un bambino che amava tanto la musica. Iniziò a suonare fin da piccolo. In 88 anni scrisse ben 27 opere liriche, creando straordinarie e indimenticabili melodie. È uno dei più famosi compositori italiani di tutti i tempi. Giuseppe Verdi. Sì, ma Verdi a modo mio. Le selezioni del concorso canoro di Verdi a modo mio si sono concluse. Ecco i fantastici vincitori che interpreteranno a modo loro il famoso brano Gloria all'Egitto dell'Aida di Giuseppe Verdi. Andrea, nell'espressiva versione pop. Alessia e Elisa, nell'energica versione rock. Che ci aiuta e protegge. E le gemelle Elisa e Irene, nella ritmata versione rap. Oggi è il momento di Alessia ed Elisa, che impareranno tutti i segreti per scatenarsi e cantare su un palco rock. Alessia ed Elisa, ma lo sapete che Verdi in tutte le sue opere ha scritto musica per dei personaggi davvero rock? Cioè, nella musica lirica ci sono chitarre elettriche? No, nell'Ottocento le chitarre elettriche non esistevano ancora, però Verdi ha scritto musica per opere dove c'erano personaggi con dei caratteri veramente forti, un po' come il leader di una rock band. Un personaggio molto simile a queste caratteristiche è il Duca di Mantova, che si dava tante, tante arie e cantava una canzone, un'aria, che adesso vi faccio sentire, molto, molto famosa. Ma non so se il maestro Verdi sarebbe stato d'accordo. È arrivato il momento di andare a fare il vostro videoclip col consiglio dei nostri talent coach. Me lo date un 5? E vai! Allora, Alessia, Elisa, è un momento importante questo, perché voi siete arrivati in finale, avete vinto, però avete una formazione un po' atipica, perché siete in due, no? E dovrete affrontare questo video nella categoria rock. L'attitudine del rock è un'attitudine molto energetica, energetica, capito raga? Cioè dovete essere molto... selvaggi. Selvaggi, sì, selvaggi. Allora facciamo solo la musica, sì. C'è la gambetta che parte. Espressione, espressione. L'estate. Ok, ricominciamo. Brody, ti prego, fai vedere un po' di mosse. Vai. Lui vi fa vedere un po' di mosse, poi le rifate, d'accordo? Ok. Ok? Allora, un po' freddi, un po' anche gambina e tesa. Ok? Vai. Si fa vedere come lui si trasporta nel rock. Lui è il rock di noi, d'accordo? Lui è il rocker, vai. Sono pronto, ragazzi. Vai. Sei pronto? Di più, Brody. L'esibizione, notavo che aveva qualcosa con uno sguardo un po' rock, giusto Ale? Allora proviamo questa roba che fai con gli occhi avanti, veloce, veloce, wow, con un faretto, wow, vai. Bella ballante. Faccia ballare, oh, è bellissimo, questo mi va molto bene. Ok, allora ragazzi, siamo pronti? Allora, mani? Perché lì ci deve un po' pensare, ci vuole due cose. No, ma io molto tanto. Ok. Ti manca un dito, l'indice. Questa è la mente.
Sgancia l'indice, Ale, vai! Poi la lingua, poi la lingua. Ma questo io te lo sto copiando. No, però! Questo, ricordatevi sempre, questo sorriso che avete dovete metterlo nel corpo. Divertirvi, parco vostro, saltate, correte, divertitevi. Capito? E adesso mi catturo. Matteo e i nostri talent coach hanno dato ad Alessio ed Elisa una grande carica. E ora le nostre protagoniste sono pronte per interpretare il brano Gloria all'Egitto di Verdi in un videoclip davvero esplosivo. E quindi eccolo, di Giuseppe Verdi, su musiche di Marcello De Toccoli, Gloria all'Egitto Rock. Cantano Alessia e Elisa. Matteo, abbiamo finito.